cremosa, fritta, alla griglia. La polenta si può gustare in tanti modi. Oggi, da un'unica base, ti preparerò tre ricette davvero irresistibili. Cominciamo! Per fare la polenta, cosa ci servirà mai? Una pentola, l'acqua, la versiamo, olè, accendiamo il fuoco e porto a bollore. Verso un pizzico di sale, abbasso il fuoco, sennò poi esplode tutto, verso a pioggia la farina e mescolo con una frusta. Perfetto. Grazie mille frusta. Ora per circa 30-40 minuti mescolo la mia polenta fino a che non raggiungerà la consistenza desiderata. La polenta è pronta, posso utilizzarla in tantissimi modi. Per esempio delle deliziose polenta chips. Io invece faccio la classica polenta con salsiccia e formaggio. E vedrete i miei medaglioni di polenta, che spettacolo! Beh, però comincio io, Polenta calda, la verso in teglia, teglia che ho già precedentemente oliato, così la polenta non si attaccherà. Con l'aiuto di una spatola la livello per bene su tutta la superficie della teglia, arrivo a circa un centimetro di spessore. Appoggio un foglio di carta forno sopra, con l'aiuto di un tarocco, anche un mattarello va benissimo, livello per bene la superficie, così sarà bella liscia. Perfetto, posso farla riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Ecco la mia polenta ben rassodata e raffreddata, la ribalto direttamente sul tagliere. Ragazzi! Ora otteniamo i bastoncini. Per comodità, senza usare troppi righelli e o metri, dividiamo per 3 per il lungo il nostro rettangolone. E poi dall'altro lato, ricavando dei bastoncini di circa 2 cm. Perfetto, e ora si frigge. L'olio a temperatura, posso tuffare piano piano i miei bastoncini di polenta, pochi pezzi per volta. Le lascio friggere fino a che le polenta chips non saranno belle dorate. Scolo le prime su carta per fritti e vado avanti così con tutte le altre. Manca l'ultimo tocco. Sale grosso e rosmarino tritati insieme. Ma quanto sono belle le mie polenta chips! Le devo assaggiare per forza. Spettacolo! Ricetta numero 2, polenta con salsiccia e formaggio. Partiamo dal ragù, un bel giro d'olio in padella. Dentro la salsiccia a rosolare, salsiccia già privata del budello e ben sgranata. Una bella grattata di pepe nero. La faccio rosolare per bene, bella doratina. Posso sfumare con del vino rosso. Una volta evaporato l'alcol, posso versare la passata. Unisco il concentrato di pomodoro, do una bella mescolata, copro e lascio cuocere 15 minuti. La polenta è calda, posso aggiungere i formaggi, fontina e toma. Una bella mescolata per far sciogliere il formaggio. Posso comporre il mio coccio. Una dose generosa di polenta formaggiosa. Faccio una piccola conchetta per tenere il nostro ragù di salsiccia. Qualche altro pezzettino di formaggio e una spolverata di grana padano grattugiato. Ora 3 minuti di grill e attendiamo che si formi quella golosissima crosticina. Ed ecco la polenta con salsiccia e formaggio. Buonissima! Ultima versione, anche questa squisita, medaglioni di polenta. Polenta bella calda, la trasferisco in teglia. Teglia che ho già precedentemente oliato. Ora con l'aiuto di una spatola la stendo per bene fino ad ottenere uno spessore di circa 2 cm. Perfetto, copro con pellicola e lascio riposare in frigo 30 minuti. Polenta raffreddata, un bel coppa pasta e ricavo dei dischetti che vado a posizionare su carta forno. Li avvolgo con deliziosa pancetta affumicata. Facciamo 2 fette per medaglione, va! Non facciamo i tirchi! E al centro li farcisco con scamorza affumicata.
Vado avanti così con tutti gli altri. Perfetto, ora passiamo i nostri medaglioni di polenta sotto al grill per 5 minuti, dopodiché saranno prontissimi. Ed ecco i miei medaglioni di polenta. Buonissimi. Ed ecco le mie, scusate, le nostre tre ricette, una più buona dell'altra. Provale e scrivici nei commenti qual è la tua preferita. E mi raccomando, seguici su tutti i nostri social, eh? Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima.